Ed eccoci qua nel tratto Monte Alto Rose. Qui l'incidente è successo, mi pare, in direzione nord, andando da Cosenza verso Castrovillari. Qui siamo in direzione sud, ma effettivamente da quando sono state fatte le modifiche all'ingresso e all'uscita stanno succedendo molti incidenti, anche perché molti di voi non ricorderanno, questo tratto, nel tratto vecchio, era in pianura. Col tratto nuovo è stato rialzato e quindi dall'altro lato capita, come succede anche qui, di arrivare in velocità, prendere una leggera rampa e poi trovare subito dopo una leggera discesa. Se si arriva magari a velocità sostenute è facile perdere il controllo del veicolo, soprattutto in caso di pioggia, ed è così che sono successi molti incidenti in questo tratto. Poi tra l'altro c'è anche spesso una molle di traffico sostenuta come anche oggi, e quindi spesso e volentieri succedono queste cose. Ripeto, poi qui mi pare avessero steso l'asfalto drenante, evidentemente l'asfalto drenante per l'appunto non ha avuto poi questa grande capacità di non far succedere sinistri, almeno quando piove, perché ripeto, questi sinistri succedono soprattutto quando piove. È successo anche qualcosa d'estate, ma chiaramente d'estate la situazione è diversa. Quando vengono giù un giorno o due di acqua, dopo possono capitare queste cose. Purtroppo le macchine sono anche questo, è inutile. Comunque sul discorso ANAS, dopo tutti gli arresti che ci sono stati, possiamo stendere solo un velo pietoso. Io ci tengo a ricordare che in ogni video che ho fatto ho sempre denunciato la situazione critica di questa autostrada e il malaffare che girava intorno a tutti questi cantieri, che bastava guardare come sono, basta guardare come sono stati fatti, quanto sono durati e in che condizioni, per capire effettivamente. Ecco qui, anche qui oggi un altro, vabbè, qui è una piccolissima deviazione, vabbè, qualcuno è uscito di strada e è andato. Forse qui è successo l'incidente, probabile, perché c'era un guardrail tutto ammaccato. È ancora più strano, qui questo è un tratto ancora, anche questo in curva era ed in curva è rimasto, quindi caro il mio buon vecchio Francesco Rossi, questo ti dimostra che le modifiche apportate a questa autostrada non sono servite a nulla, anzi hanno solo peggiorato la situazione, te lo posso garantire, ne sono la prova gli incidenti che stanno succedendo, anche perché, ripeto, hanno cambiato pochissimo. Qui c'è un limite di 110, là il limite era 90, e poi subito dopo 90, quindi notate anche la grande professionalità con cui sono stati messi questi limiti di velocità, che hanno, sono al limite dell'assurdo, 110 e poi 90 in 100 metri, oh. impressionante. Ecco qui, siamo nel presso del vicolo di Cosenza Nord, anche oggi ci hanno interrotto il video di poco fa, è arrivata una telefonata, comunque abbiamo subito ripreso. E quindi eccoci qua, rieccoci qua. Adesso usciamo, Reggio Cosenza Nord, rende Cosenza Nord, svigolo per Paola, San Fili, Castiglione, la SS107, la famosissima Silana Crotonese. Grazie a tutti da Roberto De Francesco, alla prossima, seguiteci sempre con le novità sulla A3. Grazie a tutti.